Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Reventure, un gioco che su Steam costa 4,99€, un prezzo ridicolo, ed è una sorta di roguelike con una grafica veramente veramente minimal a livelli impressionanti. Ma la cosa interessante di questo gioco, che ha un prezzo intrigantissimo e che è uscito ufficialmente il 4 di giugno, anche se in realtà lo si trova già da diversi mesi, infatti online trovate gameplay di diversi mesi fa, è in italiano, e la particolarità è che ha appunto 100 finali diversi, quindi lo andiamo a provare insieme un pochino, perché ovviamente questo è un gioco che, ok, costa poco, però bisogna anche valutarlo un attimino. 5 euro non sono assolutamente nulla, dipende un attimino cosa state cercando. Ci sono due modalità di gioco, c'è quella rilassata e quella un po' estrema. Io ho fatto l'estrema perché la sconsigliano, diciamo, a chi ha magari soffre magari per tante luci o per sobbalzi sulla sedia, e quindi ho detto proviamola, che mi sembrava intrigante. Allora, buongiorno team, questo qua sembra una sedia ma in realtà è una guardia. Allora, entriamo nel castello. Il signore oscuro è rinchiuso la principessa nella sua fortezza ad est. Prendi la spada leggendaria ad ovest e compi il tuo destino. Il re dice: sbrigati a riportare mia figlia. Prendi questo oggetto perché ti protegga nel tuo viaggio. Ok, il viaggio sarà l'oggetto sarà questo. Hai ottenuto lo scudo dell'eroe, che attiviamo con tasto apposito. Vedete che qua è proprio minimal, ci sono dei pixeloni e basta. Un tasto per saltare, un tasto per l'azione e basta. E premendo esca abbiamo la possibilità di vedere le opzioni o gli indizi. Indizi che non ne abbiamo ancora. Qua non ci lasciano andare perché dobbiamo andare ovviamente verso est, ma dobbiamo procurarci un'arma verso ovest, da quanto ho capito, quindi bisogna andare. Io prima l'ho provato un attimo e non riuscivo a capire, poi a un certo punto lui ha commentato: dovrei salire sul tetto. Infatti qua vedete che c'è la nostra casa iniziale, possiamo uscire dalla finestra e posso solo difendermi al momento, quindi direi che non è il caso di affrontarlo. E proviamo ad andare a vedere che cosa c'è di qua. Vediamo se possiamo salire in qualche modo. C'è anche una porta, però questa cosa che sale in alto mi ispira. Andiamo a vedere che cosa si cela qui all'interno. È pericoloso andare da solo, sono d'accordo. Spada leggendaria, veloce come il vento, nelle mani di un eroe degno di impugnarla. Che la furia della giustizia si abbatta nella forza del male. La prendo. Ho ottenuto la spada leggendaria, quindi a questo punto si combatte Zelda-like. Ho ucciso il tizio. Ho ucciso il tizio. Tim era così impaziente di provare la sua nuova spada che non riuscì ad aspettare di trovare un tirapiede e infilzò il saggio della caverna. Gli rubò anche il portafoglio. Che idiota. È pericoloso stare vicino a Tim. Finale 1 di 100, che era il finale previsto per questa avventura. Mamma mia, non l'ho fatto, cioè avevo premuto così. Solo il 96% è arrivato agli eroi. Ok, va bene. Abbiamo scoperto il primo finale. Ora, Tim passò molto tempo in prigione per quell'omicidio. Dopo essere stato rilasciato, valutò la possibilità di cambiare il proprio nome nel menu delle opzioni, giusto per migliorare la sua reputazione. Vabbè, quindi va bene, torniamo dove eravamo. E vediamo, è figo che però che non è che ripartiamo da zero, ma continuiamo. Ok, finale 1, ce ne sono 100 e altri 99 da scoprire. Per favore sbrigati, ok, vabbè, restituitemi lo scudo e vado a provare la famigerata spada del potere, insomma. Vabbè, intanto so che posso uscire dalla finestra, quindi esco dalla finestra. E torniamo su ed evitiamo di magari uccidere subito al primo colpo lo scemo del villaggio, il saggio del villaggio. Vabbè, proviamo. Scusi saggio, è tornato vivo? Ok, o è un altro saggio? Vabbè, non l'attacco più, promesso. Adesso me ne vado. Questo cos'è? Ok, niente. Ah, qua niente. Ah, c'è il barbatrucco. Vabbè, abbiamo trovato questo, chissà cos'è. Apriamolo. Un badile. Quindi possiamo scavare qua. Ah, lo attiva in automatico, è fighissimo. Cos'è questo? Tim, chiamo l'agenzia degli eroi per trovare un sostituto. Però ha problemi tecnici con la linea. Configura il tuo account streamer Twitch dal menu delle opzioni. Interessante, questo ne terremo assolutamente conto in futuro. Qua ho visto che si poteva scavare, quindi sono andato a scavare, cioè si vedeva dall'alto che c'era qualcosa da scavare, sono andato lì. Vediamo che cosa troviamo da questa, anche se in realtà non si muore di caduta. Boh, stiamo andando in una zona che non è proprio bellissima, ma
Lì c'è la lava. No, devo gestirmela bene qua perché... Vabbè, io continuo a scavare, chissà dove finiamo. Ah, non posso più uscire da qui. Niente, ho sbagliato. Mi sa che si va a morire ancora, perché siamo andati proprio... Abbiamo scoperto quello che non dovevamo scoprire. Sono curioso anche di vedere la modalità streamer. La proveremo magari una volta un giorno su Twitch, se ci sarà occasione. Ah, Pixel meravigliosi, sta zoomando. Ossian Caster apprezzerà sicuramente questa cosa. Timmy chiuse i suoi occhi e ricordò quell'infido cartello precipitando nel pozzo senza fondo. Ironicamente, essendo infinito, morì semplicemente di fame. Giusto. Febbre dell'oro, finale 10. Ok, abbiamo già scoperto un finale. Vedete che poi qua vanno a completarsi i vari finali. Solo il 92%, vabbè. Adesso facciamo una prova ancora, vediamo di fare l'altro. Ovviamente è un gioco che non voglio portare troppo a lungo, salvo magari non abbia una modalità, diciamo, streamer abbastanza varia, perché non voglio bruciarvi tutti i finali, semplicemente per quello. Perché ok farlo vedere, ringrazio anche gli sviluppatori per questa opportunità, ma giustamente non voglio bruciargli il gioco agli utenti, perché ovviamente se avete amato perderli, non so, mi viene in mente anche ad esempio Fez è un gran gioco, è innovativo, è pixel grafica ma con la rotazione della visuale, era molto figo, e questo incarna in tutto e per tutto gli indie. Vedete che qua però la pala io l'ho trovata prima, o sono obbligato ad andare di... No, riesco a tornare giù. Stavolta me ne frego. Bene, tanto non morirò di caduta. Uccido il mostro e andiamo da re. Voglio capire se uccido le guardie del... No, vabbè, lo facciamo dopo, dai. Intanto andiamo verso il re. Svegliate, ci apriranno il ponte levatoio adesso, perfetto, grazie. E vi uccido tutti io, perché uccidere lei sarebbe sicuramente una grande... No! Ho sbagliato. Abbiamo perso un'altra partita. Che finale è questo? Tim estrasse la spada leggendaria dalla roccia solo per infilzare una povera guardia. Fu arrestato e giustiziato pubblicamente con l'accusa di essere un cretino. Nemico pubblico, finale 4-10. Dai, va bene, andiamo avanti. Cioè, il bello è proprio morire apposta 6 giorni dopo. Veniamo rilasciati nuovamente. Tim era uno psicopatico ed ebbe ciò che meritava. Il giorno successivo all'esecuzione, il fratello decise di continuare l'impresa di realizzare la profezia. Ah, è cambiato! È proprio cambiato stavolta. Posso saltare sulla testa, no? Sono quasi morto, tra l'altro. Quella è un'altra morte ancora, vabbè. E qui invece mi ricorda molto Rogue Legacy, perché questo tizio qui mi sembra molto molto più sveglio a saltare. Ma non c'è la spada. Veloce come il vento. Ho capito, ma non c'è. È pericolo. Vabbè, non c'è la spada perché devo andare a prenderla allora. Scusami, ma... Ah, è là. Ok, non l'avevo vista. Ha tenuto la spada leggendaria. Cioè, in pratica adesso la storia è cambiata, ma è proprio giustiziato. Per favore, Tinku. Ah, non ci chiamiamo più Tim, ma Tinku. Ok. Non è così banale, eh. Cioè, pensavo fosse una ripetizione sempre delle stesse cose. Ma in realtà no, perché adesso abbiamo ucciso, siamo stati giustiziati per essere degli emeriti cretini. E siamo morti, quindi riparte nostro fratello. Scusi, perdoni. Apro anche il forzierino qui, se permette. Ho ottenuto il rampino. Ah, figo. Posso lanciarlo solo su alcuni oggetti, come giusto che sia. Ok, molto interessante. Perché adesso non salta già più? Perché devo usare il rampino, immagino. Ok, usa il rampino e salta di là. Perfetto. Poi manca la pala, che si recuperava dall'altra parte. Vabbè, tanto un viaggio di sola andata, quindi... qui vabbè, dobbiamo comunque scendere, quindi scendiamo e vediamo che cosa si cela nei meandri di questa caverna. Qua non c'è nulla. Cosa si fa qui? Niente, è tutto chiuso. Eh no, non si va da nessuna parte qua.
Qua saliamo ma non si sa dove. Boh, è già tutto finito così. Mi serve qualcosa per andare avanti qua. Non c'è un'uscita. Il rampino l'abbiamo preso, ma in realtà mi manca qualcosa, perché comunque qui mi sembrava saltasse di più. Ah no, aspetta, ho sbagliato. No, niente, no. Vabbè, vediamo se riusciamo a tornare indietro. Torniamo indietro e andiamo di sotto nella grotta allora. A meno che non... Cos'è che vuole questo? Tutte queste piante sono state distrutte l'ultima volta che il drago ci ha attaccato. Ok, qua c'è un po' d'acqua. Qua c'è anche del... Vabbè, andiamo qua. L'omicidio dell'arena... Non ve lo faccio. Allora, lì c'è una botola per salire tipo sul tetto, ma non lo so. Non so dove... come ci si arrivi. Probabilmente serve un qualcosa che potenzi il salto. Allora, abbiamo lo scudo, la spada e lo scudo. Ok. Qua si va giù, immagino. No, ma qua c'è... si poteva... Ah, no! No. Devo... Ma sto qua è un cretino, non ce la fa ad andare su, cioè è proprio scarsissimo nel salto, è proprio... Niente, non ce la faccio ad andare su, mi sa che mi sono un po' incasinato la vita da solo. Vediamo un attimo se si è sbloccato, no, su indizi non c'è nulla, e direi che ci tocca fare l'ultima cosa possibile, uccidere. No, sto qua è proprio un cretino assoluto. Lunga vita a Retinku. Con la fine del sovrano precedente, il regno entrò in un'era di prosperità. Alquanto breve, poiché l'idea di Tinku prese rapidamente piede, quindi è stato ucciso a sua volta. Sterminatore di re, finale 5 di 10. Diciamo che il 5 di 10 mi fa pensare che è uno dei finali quanto più scontato, mentre quello della caduta eterna è una cosa già un po' più difficile da trovare. Ok, vabbè. Ora Tinku è morto. Chi siamo? Anno 7, giorno 13. Tinku il breve si riprese dalle ferite ricevute durante il suo tentato omicidio. Per salvarsi la vita, giuro fedeltà al nuovo re con sua grande umiliazione. Va bene. Dimmi che sei uno che salta un po' di più degli altri, però. Dimmi anche che la spada è stata riportata di qua. Aia. Sì, questo. Ma no, oddio, salta veramente tanto. Ma non capisco perché poi rallenta. Probabilmente più oggetti prendiamo, più diventiamo pesanti a sto punto. Ok, ho ottenuto la spada leggendaria. No, per saltare salta anche abbastanza, quindi direi che ce ne possiamo fregare. E andiamo. Allora, ora vediamo un'altra finezza. Avevano rapito la figlia del re, ma il re è morto. Quindi ora dove ci manderà il re? Infatti vedete i re precedenti. Scusi. Ok, spedita di portare mia figlia. Prendo questo oggetto. No, non lo prendo. Comunque il re ha sempre perso la figlia da qualche parte, quindi. Quindi è sempre così. Il mondo è sempre uguale. Se non prendo il rampino sono un uomo morto, quindi io prendo il rampino. Il problema è che il rampino sicuramente mi toglierà salto. Ma forse neanche così tanto, sì. Merda, ho sbagliato. Vedete che già è cambiato rispetto a prima. Però non ce la faccio andare di là. Niente, andiamo di qua. Vediamo se troviamo qualcosa qua sotto. Mannaggia la pupazza, no. Non abbiamo trovato nulla, ci serviva magari qualcosa per scavare. No. Allora, niente. Allora, ragazzi, il gioco mi sembra quantomeno intrigante. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché lo sto trovando veramente divertente. Non è il gioco della vita, sì, ben inteso, ma costa 5€, sembra fatto bene, graficamente è oltraggioso. Ma lo dico simpaticamente perché a me i giochi graficamente non si fanno sognare, perché no?
insomma, quindi sarà un pochino da esplorare meglio, anche perché mi sembra anche che si sia un po' anche zoomato, non lo so. Sicuramente è un gioco che nasconde mille segreti, o perlomeno non mille, ma 100 almeno. Ne abbiamo già scoperti 4 o 5, insomma, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo adventure e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao. Oddio, quel giorno Tinkun c'è un po' di su un sasso appena uscito di casa e cade di faccia. Guarda in avanti, cos'è proprio lui l'eroe di cui Lenny aveva bisogno? Che sfiga, oh. Cioè, sono inciampato su un sasso, cioè mentre stavo salutando sono inciampato sul sasso che c'era davanti a casa. Ok, ok, quello è un'altra morte stupida. Niente, ragazzi, rimando di nuovo il saluto e alla prossima. Ciao ciao. Che caduta stupida.